consiste nel coprire leggermente i denti, perché sulle ance doppie i denti non si possono mettere. Nelle ance semplici invece questa cosa è possibile. Sassofonisti e anche clarinettisti usano talvolta i denti nella parte superiore del bocchino. L'ancia la appoggiate a metà. Le labbra devono essere perpendicolari, cioè una sovrapposta all'altra. In poche parole, non vale questo e non vale neanche troppo indietro. Esattamente così. Ultima e non meno importante, l'ancia deve essere posta a metà della bocca, non così o così o così. Deve rimanere perpendicolarmente, come se fosse un prolungamento della gola. La vera difficoltà, e questo richiede pazienza e un po' di tempo, è acquisire il controllo delle labbra, dei muscoli facciali. Il principio dell'imboccatura e dell'ancia doppia è un po' il principio dell'elastico, cioè le labbra devono avere una funzione di tenere, non di stringere le due palette. La cosa più naturale è quella di coprire i denti, imboccare l'ancia e stringere, perché la pressione del fiato è tale che talvolta la muscolatura non regge. Non stringere, ma lasciare che l'ancia possa vibrare, il resto lo fa la pressione e il fiato. Ritagliatevi un quarto d'ora davanti allo specchio senza nessuno che vi disturbi o rida di quello che fa, perché bisogna che l'interessato possa vedersi e controllarsi. Poi si prende l'ancia in questo punto, cioè nel punto in cui si inserirà la S di metallo, la tenete fra due dita, la introducete fra le labbra in modo che tutte e due le labbra abbiano modo di esercitare un po' di pressione. Respirate sempre con la bocca all'inizio, mai col naso. E con un piccolo colpo di lingua producete una pernacchietta come questa. È sgradevole, lo sappiamo, ma in realtà questa pernacchia dentro lo strumento si tradurrà in un suono. L'importante è che voi facciate questo tipo di esercizio con un ritmo. Stabilite che deve durare 4 quarti e mantenete questo tipo di rigore, perché è importante per abituare la respirazione. 1, 2, 3, respiro. Qualunque suono esce da questo colpo di lingua deve essere mantenuto indipendentemente dall'altezza, cioè non, perché le labbra hanno bisogno di abituarsi a mantenere una pressione regolare. La ripetizione regolare di questa cosa vi consentirà di sviluppare la muscolatura e anche di sviluppare un atteggiamento mentale che è fondamentale nello studio, cioè essere molto regolari e rigorosi. Per avere il controllo della respirazione, mettetevi una mano sulla pancia, in modo che vi accorgete se riempite la pancia o se invece respirate soltanto la parte alta dei polmoni. Il colpo di lingua è un ta. La lingua non deve staccarsi troppo dalla punta dell'ancia. La lingua lavora come una percussione sulla punta dell'ancia. Più sta vicina e meno si irrigidisce la gola. L'ancia con cui vi sto facendo l'esempio è un'ancia di polimere e produce questo suono. L'ancia di canna produce lo stesso tipo di vibrazione, l'esercizio è lo stesso. Io personalmente ho studiato questo metodo di Virginio Bianchi, credo che sia edito dalla Curci. Va bene qualunque metodo, l'importante è che non si abbia fretta, perché il problema è arrivare per gradi a conoscere il controllo della tessitura dello strumento. Tenete conto che il fagotto copre quasi 4 ottave. La costante è, per chi non ha mai suonato uno strumento a fiato, porta risultati. Studiare un giorno e poi non esercitarsi per 2 o 3 giorni, come non farlo? Soprattutto all'inizio, in modo che quando poi avrete modo di applicarvi allo strumento, questa cosa non sia un problema e si può passare allo sviluppo del suono e della tecnica dello strumento.
Dipende unicamente dalla pazienza che si ha all'inizio, perché la fase dell'imboccatura, cioè della produzione del suono, è una fase dominante all'inizio. Dopodiché non sarà difficile per uno strumentista che già suona il sassofono o il clarinetto potersi sbizzarrire in frasi veloci e anche tecnicamente complesse, dal momento che il Densun nasce proprio con questa caratteristica, cioè di agevolare l'apprendimento della tecnica. Quello che non va mai sottovalutato, l'approccio è sempre determinante. Uno che non ha mai suonato uno strumento a fiato dovrà mettersi l'anima in pace per cominciare a produrre qualche cosa di gratificante, fosse anche delle note lunghe, intonate, richiede tempo. Certamente per uno che ha già pratica di uno strumento come il sassofono o il clarinetto, la cosa sarà molto molto più breve. La risposta ve la darete voi a seconda di come vi approcciate allo strumento.